siamo qui per un evento importante, l'Happy Meal Sport Camp, che insomma vuol dare consigli preziosi soprattutto ai più piccoli su quello che è il corretto stile di vita, non soltanto nello sport ma nella vita di tutti i giorni. Vedete, il sole oggi mi sta accecando, vedete, proprio per farmi capire che invece a Milano acceca anche il sole. Sì, la cosa principale che cerchiamo di fare durante questi primi sport camp è quello di intrattenere i bambini, cercando di fargli capire insomma lo spirito olimpico, il fair play, tanti messaggi che uno pensa che siano soltanto diciamo indirizzati agli atleti già formati. Invece gli atleti veri sono quelli piccoli che ancora devono sentire l'odore un po' del sudore, del sacrificio e del divertimento. Massimiliano, questi eventi sono importanti anche per parlare non soltanto di calcio, che è lo sport principale in Italia, però è inevitabile con te parlare anche di quello e chiederti come sta il tuo Napoli. E il mio Napoli, guarda, ultimamente insomma credo che molte squadre non sono tirate al lucido, va bene? E anche l'anno scorso mi ricordo insomma il Napoli doveva cercare di insomma centrare la Champions, l'anno scorso non ci è riuscito, con le prime partite è andata diciamo malissimo e poi si è ripresa, ha fatto molto molto bene. In virtù dell'esperienza della scorsa stagione ero convinto che insomma Napoli partisse molto bene, perché bisogna macinare, io dico chilometri ma in effetti quelli sono punti, sin da subito. E a parte insomma la partita con la Lazio che è stata dominata, ma voglio dire, contro una Lazio in grande difficoltà, perciò uno deve essere anche bravo a mettere insomma sulla bilancia quelli che sono i veri aspetti, le vere potenzialità. Vedo ancora tutto centrato nelle mani di Higuain, no? E forse il tecnico nuovo rispetto a Benitez, manca un pochettino per il momento quella verve di dominio nei confronti di una squadra dove ci sono dei campioni che sono abituati a essere domati, non soltanto diciamo ascoltati. Però voglio dire, non solo il Napoli sta facendo un po' fatica all'inizio stagione, voglio dire, la stessa Juve, no? Che ha vinto e stravinto tutto l'anno scorso, sta facendo fatica. Speriamo, insomma, la strada è lunga, però non bisogna perdere punti preziosi. Napoli-Juventus, che partita sarà? Che clima si respira in città in queste ore? Stiamo aspettando solo quello. Non dico che è una finale di Champions, ma poco ci manca, perché sai, avere in casa la finalista della Champions League, avere in casa qualcuno che insomma ha dettato legge in cos'è, 3 campionati, e insomma per fortuna ultimamente quando abbiamo giocato il testa a testa con la Juve, bene o male abbiamo divertito il pubblico, perché non bisogna dimenticare che insomma dietro alla partita di calcio per fortuna c'è un pubblico che è molto appassionato. Poi quando succedono delle cose che sconfinano un pochettino con la realtà ci dispiace, però sicuramente è un pochettino una delle partite della stagione, cioè c'è poco da fare, in forma o non in forma, possono giocare in 10 o in 20, battere la Juve voglio dire, è come buttare a terra un Tyson.